senza cadere nella retorica, nella demagogia, tu ci sei riuscito. Vedete, sono le emozioni che trasmettono questi versi che sono, secondo me, importanti. E allora adesso vorrei che tu leggessi anche questa dedicata alla Vergine. Io, non per dire, ma veramente, la prima volta che l'ho letta, adesso non voglio essere, ma mi sono messa a piangere. Non so perché, mi è venuto da piangere. È raro che mi succeda quando leggo poesia, mi può sì, sconvolgere, mi può piacere, mi può disturbare, perché c'è anche poesia che mi disturba, che mi... mi sono venute le lacrime agli occhi, non so dirti perché. Ma il bello della poesia è questo. Vabbè, qui devo dire qualche parola prima di leggerla. Una poesia dedicata a mia madre. L'ultima parte di questo libro è dedicata ai miei ricordi d'infanzia. Mia madre morì quando io avevo 9 anni. E un anno dopo è morto mio padre, avevo 10 anni. A quei tempi, io avevo 9 anni, ci facevano vestire completamente di nero. Pensate un po', un ragazzo di 9 anni, d'inverno con i pantaloni alla zuola neri, il maglioncino nero, il cappotto nero e il basco nero, ed estate con la camicia nera e i pantaloncini neri. Io quasi mi vergognavo di uscire per strada a giocare con i miei amici. E poi il nero si sporcava facilmente d'estate e mia nonna mi rimproverava. In questa poesia ricordo mia madre. Mia madre, io ho un ricordo bellissimo di mia madre. Di mio padre un po' meno, perché mio padre quando ero piccolo era in guerra, prima in Grecia e poi in Abissinia. E quando tornò dalla guerra mio padre era un falegname, lavorava dalla mattina fino alla sera e tornava tardi quando io ero già detto, per cui ho avuto più carezze da mia madre che da mio padre. È dedicata a mia madre, un'invocazione alla Vergine e in cui ricordo anche mia madre, ogni verso finale un ricordo per mia madre. Una poesia anche questa scritta completamente in endecasillabi. Ave Maria, fammi tu da madre, io l'ho persa che avevo 9 anni e da allora non ho più pronunciato questo bel nome, quasi l'ho scordato. Fa che mi rifiorisca sulle labbra ed io invochi nella mia vecchiaia il nome tuo dolcissimo di madre. Tu che nutristi il dono dell'Altissimo nel seno virginale ti innalzasti le tue lodi al Signore che ti scelse fra tutte le fanciulle di Israele e devota portasse a compimento col tuo convinto sì il suo disegno nella mia tarda età fammi da madre. Accarezzavi il grembo ed ascoltavi poggiandovi l'orecchio il palpitare del verbo che cresceva in forma d'uomo. Giuseppe ti guardava e non capiva e accettava il mistero e ti abbracciava ma non poteva averti tutta sua, nella mia tarda età fammi da madre. Lo guardavi, ero uguale ad ogni figlio, nato da donna, il cuore t'assillava un grande dubbio, e più ti scervellavi, più non vi trovavi una risposta. Come poteva tanta piccolezza albergare un così grande annuncio, nella mia tarda età fammi da madre. Davanti al tuo bambino si prostarono i 3 magi venuti dall'Oriente, deposero i tuoi piedi ricchi doni, lo guardavi felice nella paglia, lo prendevi per stringertelo al petto, ad ogni braccio ti gioiva il cuore, nella mia tarda età fammi da madre. Insieme a tuo marito lo crescesti pur sapendo che non ti apparteneva. Tu fremevi per lui che si irritava per le tue ansie, era solo attratto dagli arcani voleri di suo padre. Aveva 12 anni e lo perdesti, anch'io l'ho persa, fammi tu da madre. Poi venne l'ora in cui doveva compiersi la volontà del padre e lo inchiodarono. Ti tolse il figlio che chinava il capo e pieniti ad croce lo piangesti amaramente, cosa che non feci. Perché del tutto preso dai miei giochi ancora non sapevo del dolore. Col cuore attanagliato dal terrore
che la morte mi colga impreparato, invece di dischiuderlo al tuo amore gli erigo tutto intorno una barriera, ma tu la segni senza darti tregua, lo scalfisci nel suo intolimento, perché in te trovi finalmente pace. Madre, ti ho riscoperto agli 80 anni, riversa sopra l'animo mio arso la tua acqua benefica e di sedalo, dalla valle di lacrime allontana il suo cammino e guidalo per vie di gioie, di bellezze e di ardimenti, mia madre ritrovata, madre mia. Che affida il ti dolse il figlio che chinava il capo e ai piedi della croce che piangesti amaramente cose che io non feci. Ecco, quindi poi a riportare alla propria dimensione, insomma, alla propria dimensione dolente, questa storia antica è sempre che si ripete continuamente ogni volta che si pensa. E tra l'altro giocata sull'assaluto dell'angelo alla Vergine, si apre così Ave Maria, insomma, che poi c'è sempre questa storia di Maria. C'è un testo, il primo testo della poesia cristiana dei primi secoli, che evoca proprio attraverso, si chiama Carme Abecedario, insomma, ogni strofa comincia con un'invocazione a Maria, insomma, ripercorrendo i quadri della vita di Maria, è il primo testo in cui si parla della Madonna. Mi è venuto in mente proprio adesso questo grande testo, che effettivamente è un, come si dice, un modello antico che si ripete, che si ripercuote nella preghiera più semplice, nella preghiera più amabile, insomma, ecco, insieme col Padre Nostro, l'invocazione a Maria.